Allora, buongiorno, siamo con il dottor Salvatore Pisani, che è presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia Rovigo, l'ho detta giusta questa volta, qui all'isola di Albarella. L'occasione è stato un incontro sul tema del turismo a livello ovviamente della vostra associazione, ma noi siamo qui per chiedere, presidente, questa stagione parte, non parte, fa fatica, viaggia? Sì, innanzitutto grazie, la stagione sta ripartendo grazie anche alla grande disponibilità, abilità che abbiamo messo in atto e azioni che sono state messe in atto dalla nostra sezione per far sì che le destinazioni partissero in sicurezza e più veloci rispetto alle altre. Siamo molto contenti di come sta andando, per il momento abbiamo i weekend che vanno molto bene, stiamo lavorando a far sì che anche durante l'infrasettimanale le presenze aumentino. Venezia ha sofferto in maniera particolare quest'anno. È titolare di un hotel importante a Venezia. Si sta riprendendo anche la città d'arte o è un po' più lento rispetto al turismo balneare? Sì, le città d'arte si stanno riprendendo in una maniera più lenta rispetto alle località balneari, però Venezia ha un punto di forza che è la bellezza e quindi rispetto alle altre città Venezia sta ripartendo in una maniera molto più veloce. Oggi siamo qui all'isola di Albarella, immagino non la conoscesse, però tutte le volte è uno spettacolo venire qui. Sì, è bellissimo, noi siamo veramente molto contenti di aver fatto questo consiglio direttivo qui a Rovigo, anche ad Albarella, anche perché è una parte importante del nostro territorio. Siamo molto fiduciosi che questa maggiore integrazione tra Rovigo e Venezia porti benefici a tutta la destinazione. Una destinazione che comprende anche tutto il Parco del Delta, con una grande potenzialità ancora da sviluppare. Assolutamente, ed è un motivo per il quale noi siamo voluti venire anche qui di persona, perché crediamo molto che il Delta possa essere un volano per la destagionalizzazione dei flussi turistici nelle grandi città d'arte. Questo territorio è bellissimo e siamo sicuri che appena i paesi confinanti e quindi l'Europa aprirà i confini e con il passaporto vaccinale si potrà sviluppare un turismo di elite che parta proprio da queste destinazioni a non ancora del tutto scoperte. Una domanda extra, quest'anno c'è difficoltà a trovare gli stagionali, c'è una voce che gira, se ne parla, è un tema, dice che c'è più difficoltà quest'anno degli altri anni a trovare lo stagionale. Sì, effettivamente è un problema che comunque dobbiamo cercare di risolvere il prima possibile. Oltre a trovare le persone, è anche difficile trovare persone qualificate. Quindi dobbiamo lavorare su due aspetti. Il primo è quello di far sì che che si dia un periodo più lungo ai lavoratori per far sì che non vadano via ma rimangano nel territorio. E secondo, dargli la possibilità di assumere altre competenze per sviluppare nuovi talenti e far sì che non vadano via. Benissimo, direttore, la ringrazio. Buon proseguo di questa giornata. No, grazie, grazie a voi tutti e veramente sono felice di essere qui e ritorneremo presto e faremo in modo che queste destinazioni avranno un'esposizione internazionale molto più veloce rispetto a quello che è stato fatto in passato. Siamo col direttore di Albarella, il dottor Mauro Rosati. Ci siamo, oggi ci avevate tutto il gotha del turismo veneto qua a Albarella. Abbiamo avuto il gotha del turismo veneto, abbiamo avuto il nostro consiglio dove sono state rappresentate le opportunità, il nostro lavoro, il nostro impegno per promuovere Venezia, per promuovere il Veneto, ma per promuovere anche il Delta del Po e l'isola di Albarella. La stagione è partita, tempo un po' così così, cosa vi aspettate? Adesso si entra nel vivo. Ci aspettiamo grande occupazione, i segnali sono interessantissimi, sono molto buoni, le località balneari sono state premiate dalla promozione del lavoro che è stato fatto a tutti i livelli, quindi l'arrivo dei tedeschi è un primo segnale molto interessante, poi proseguirà con un turismo che sarà anche quest'anno molto locale. Quale sarà la prossima iniziativa bella a venire a vedere Albarella?
aspettative saranno tantissime. Riprenderemo quest'anno il nostro calendario eventi, che sarà un calendario eventi molto nutrito, fatto anche di nuovi artisti, di grandi artisti. Ritorneremo a fare gli spettacoli e siamo partiti dallo sport, che è sempre l'elemento più importante per la nostra isola, e anche nel prossimo weekend avremo eventi sportivi che ci accompagneranno nel weekend. Quindi prospettive buone. Le prospettive sono molto interessanti, sono buone, la nostra voglia è tantissima di affrontare una stagione che sia diversa da quella dell'anno scorso, i vaccini ci stanno sicuramente aiutando e la nostra voglia di fare è tantissima. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie.